Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Juventus Roma, giocata ieri sera. Prima di cominciare, però, vi invito come sempre a iscrivervi al canale, sottolineo che è gratis, quindi non vi costa niente. Inoltre, se volete mettere un bel mi piace, ai video, insomma, che ho pubblicato fino ad oggi, mi date anche una bella mano a far crescere il canale. Allora, ieri sera la Juventus è stata fermata sullo 0-0, uno scialbo 0-0, da una Roma tosta e per nulla arrendevole. E, tuttavia, diciamo subito che non è il caso di fare drammi, visto che siamo ancora comunque in testa alla classifica, non abbiamo subito gol in 3 partite e soprattutto dobbiamo tener conto di essere ancora un cantiere aperto. Diversi nuovi giocatori infatti sono arrivati proprio negli ultimi giorni di mercato e quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per trovare la giusta amalgama, ma per fortuna adesso ci viene in soccorso la tanto odiata pausa per le nazionali. In questo caso credo sia benedetta quanto mai, così che Motta possa avere tempo di lavorare con calma e soprattutto di far inserire al meglio i nuovi arrivati. Parlando della partita, come ha scritto ieri sera Roberto Beccantini su Facebook, è stato un match lento, lento e brutto, brutto. Credo che non ci sia stata definizione migliore, e soprattutto per quello che abbiamo visto nel primo tempo, in cui è sembrato quasi aleggiare il fantasma di Allegri su tutto lo stadium. Tuttavia, nulla giustifica i piagnistei e le lamentele che mi è toccato leggere tra ieri e stamattina, che personalmente considero una vera follia, soprattutto tenendo conto che siamo ancora al 2 di settembre e che appunto la stagione è appena cominciata. Certo, però, bisogna riconoscere che nei primi 45 minuti abbiamo visto una Juventus veramente brutta, lenta e impacciata, molto simile appunto a quella vista negli ultimi 3 anni, con tanti passaggi all'indietro, giocatori fermi e con i difensori costretti a tenere troppo la palla. Insomma, uno spettacolo davvero pessimo, sia per chi riempiva lo stadio ieri sera tutto esaurito, sia per chi come me era a tifare davanti alla TV. Per quanto riguarda i vari reparti, diciamo subito che la difesa non ha dovuto lavorare più di tanto. Bremer e Gatti sono apparsi molto ordinati, Di Gregorio molto sicuro, soprattutto nelle uscite, non è mai dovuto, diciamo, non è mai stato impegnato troppo dagli avversari. Le cose più preoccupanti si sono viste a centrocampo e in attacco. Il centrocampo è apparso appunto lento e senza idee, molto in difficoltà di fronte all'aggressività della Roma e soprattutto all'ordine con cui hanno giocato i giallorossi, mentre Vlahovic è sembrato improvvisamente essere tornato quello dell'anno scorso. E Yıldız, diciamo che è stato un po' un oggetto misterioso, si è visto affollato e ha fatto veramente molto poco. Nel secondo tempo, invece, grazie soprattutto ai tanti cambi effettuati da Motta già durante l'intervallo, la Juventus ha cominciato ad attaccare di più, è diventata più propositiva ed è riuscita a creare qualche occasione, seppur niente di clamoroso o di eccezionale, mentre la Roma dal canto suo ha continuato, ha proseguito la sua partita attenta, ordinata e guardinga, riuscendo così a imbrigliare completamente la manovra bianconera, che non è mai risultata fluida e veloce. Per questo motivo lo 0-0 finale è apparso quasi inevitabile, il risultato più giusto, in seguito al quale bisogna riflettere comunque su quanto visto, soprattutto perché rispetto alle partite contro Como e Venezia è stato sicuramente fatto un passo indietro. Certo, ci sono mille attenuanti, faceva tanto caldo, la squadra era incompleta e in rodaggio.
ma deve essere comunque un campanello d'allarme utile soprattutto a farci tornare tutti coi piedi per terra, no? Tifosi, e anche i giocatori per certi versi. Personalmente ho visto alcuni calciatori ancora fuori, sia fuori forma, sia fuori soprattutto dagli schemi, di questa nuova Juventus. Primo fra tutti proprio Gil Dids, che non solo in queste 3 partite non ha ancora segnato, ma sembra ancora la copia sbiadita di quello ammirato in altre occasioni. Da lui è lecito aspettarsi molto di più, così come dallo stesso Vlahovic, che deve tornare al più presto a riprendere la strada tracciata contro Como e Verona. E degli 11 più le sostituzioni scesi ieri sera in campo, personalmente mi è piaciuto soltanto Gatti, che è apparso molto già fisicamente in palla, molto deciso. Bravo in tanti anticipi, e che non a caso a fine gara ha detto che il pareggio è stata una delusione perché tutti si aspettavano di vincere. Riguardo ai nuovi arrivati, invece, ho trovato buoni sia Koopmeiners sia Conceição. I due hanno dimostrato di poter dare molto alla squadra, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello dinamico. Anche il centrocampo, sia quello sperimentale del primo tempo con Locatelli e Fagioli, che quello del secondo tempo con Douglas Luiz e Koopmeiners, diciamo che non mi ha dispiaciuto, non mi è dispiaciuto molto. Locatelli e Fagioli, diciamo, hanno giocato un po' a intermittenza, mentre nel secondo tempo, con l'ingresso appunto di Douglas Luiz e Koopmeiners, è sembrato avere un passo diverso, più offensivo soprattutto. A oggi purtroppo non abbiamo ancora avuto l'occasione di vedere la vera Juventus, quella dei titolarissimi e soprattutto frutto del mercato di Giuntoli e Motta, proprio perché i tempi sono stati così, così stretti, così, diciamo, immediati, che non c'è stato proprio il tempo materiale per costruire la nuova Juventus, e dunque non ci resta che trascorrere questa pausa serenamente e sperare di vedere già qualcosa nella prossima partita, perché il nuovo progetto è appena partito, e ci sono tutte le basi per toglierci molte soddisfazioni. Ci sarà tanto da lavorare, però ripeto, diciamo, l'approccio e l'atteggiamento sembrano quelli giusti, quelli migliori, quelli soprattutto più adatti a rappresentare la Juventus. Dunque, io dico bando al pessimismo e ai piagnistei. Proseguiamo a dare fiducia piena a Motta e ad aspettare questa nuova Juve che sta giorno dopo giorno nascendo in maniera, diciamo, equilibrata, e secondo me attraverso un percorso che è quello giusto, ovvero una perfetta armonia tra giovani, tra campioni, tra titolarissimi e riserve. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale e naturalmente a continuare a seguirmi. Vi auguro una buona giornata e vi rimando alla prossima.